seconda parte del concerto. Io prima, adesso diciamo un pochettino di fretta, dal Maestro San Giovanni ho dimenticato di ringraziare tutti, nel senso che innanzitutto ringrazio i presenti, ringrazio tutti i genitori anche degli allievi che sono intervenuti, ringrazio Cal News e Luigi Salsini che è sempre presente, diciamo, da quando noi siamo nati nel 2007, quindi penso che le prime riprese appartengono a Luigi, che un po' fa parte della storia di questa accademia. Ringrazio il presidente del Consorzio del Cedro, che era in prima fila, il presidente dell'Accademia, Angela Ducci, che rischi siete tutti amici, io poi vado veloce, no? Così, il presidente dell'Accademia del Cedro, il professore Franco Galiano, e poi il presidente del Consiglio Comunale di Santa Maria del Cedro, Angelo Giriaco, che è lì in piedi, che non è entrato per disturbarti, adesso si siederà, quindi, perché diciamo mentre si esibiva Santa San Giovanni non è voluto entrare. E poi ringrazio il mio zio che è venuto a trovarci da Roma dopo tanti anni che non ci vedevamo, e sono davvero onorato della tua presenza e commosso, perché soltanto la tua immagine mi ha evocato bei ricordi, diciamo, questa sera, quindi mi hai riportato almeno di 10 anni indietro nel tempo, ed è davvero bello. E poi tutti i docenti che vedo in prima fila, Umberto, Chiara e gli altri che ovviamente non sono potuti intervenire a causa ovviamente dei molteplici impegni che hanno. Ora vi lascio a Susan Di Bona, così abbiamo ammortizzato questa pausa che farà la seconda parte del concerto. Grazie. Allora, il primo pezzo molto più breve di quello, è un pezzo che ho scritto per un documentario che abbiamo fatto insieme con un sonoro. Thank you.
Se questo ti fa alzare. Così? Allora, faremo solo 4 pezzi. Giusto? Sì. Un 4 più, un 4 più 1. Allora, il primo è... Ich stand in dunklen Träumen. È scritto dalla moglie di Schumann, Clara Schumann, che era un grande pianista, meno conosciuto per essere compositrice, però comunque molto brava, con un testo di Heinrich Heine, molto famoso. E dopo eseguiremo uno di suo marito, di Schumann, di Robert Schumann. Sabato scorso eravamo nella sua casa, che ha organizzato un concerto privato per i suoi amici a Roma, lui abita a Roma, e abbiamo fatto un concerto molto 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 lungo, pieno di musica, e poi il giorno dopo mi ha chiamato per dirmi: mi è rimasta nel cuore quella di Schumann, e quindi oggi stasera te la dedichiamo. Vi ringrazio, sono felicissimo. Thank you.
Dovete sapere che Susan, mi sa che tutti lo sapete, è americana. Lei ha studiato in America con il pronipote di Gershwin, maestro Godowsky. E l'anno scorso siamo stati in America a casa di Godowsky e abbiamo suonato col pianoforte di Gershwin e abbiamo visto le partiture originali di Gershwin. Quindi stasera facciamo questo piccolo omaggio a Gershwin e a quel pomeriggio magico vissuto tra i ricordi del maestro. Ok. Thank you.
Sì, in quale lingua? Ha letto tutte e due. Io ho scritto da dentro. Questo è un canto popolare americano. Abbastanza. Sì, sì. Fa... Sì, guarda, no, sì. Penso che il tuo testo lo vedremo. Sì, viene, allora ogni anno c'è questa serie animazione che viene per Natale. Questo canto è un pezzo jazz. Che poi per, è anche difficile suonare jazz davanti al maestro napoletano. Sì, e cantare davanti anche alla cozzina. Ciao. Lo facciamo con amore comunque.